Eccoci qui, siamo a Spielberg per il Gran Premio d'Austria di quest'anno. Non manca molto prima che i piloti si lancino verso la curva Niki Lauda, rinominata nel 2019 in memoria di uno dei piloti più amati di sempre. Qui allo Spielberg il giro è corto, con solo 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra. Il tutto porta a una distanza totale di 4,2 km. Oggi ci aspettiamo che molti piloti finiranno lunghi, specialmente nell'ultima curva, dato che il bagnato rende l'asfalto molto scivoloso. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il Fortunello si posiziona in pole position. E appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Perez, Hamilton, Sainz, Norris, Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Zhou, Russell, Bottas, Ocon, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Albon, De Vries, Sergio. Hulkenberg completa la griglia. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Come sempre è un grande piacere avere qui con me Davide Valsecchi. Parliamo un po' del Fortunello. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento. Hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati da Gabriele Carbonara. Bentornati in questo nuovo video. Siamo qui in Austria per la gara. Grande. Prima la sprint, adesso avete visto la sprint. Bene, quello è solo un assaggio, perché perché oggi vedrete un dominio assoluto anche sotto la pioggia. Ma mai dire mai, Mai. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi tutti quanti al mio canale, soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi let's go! Sui motori! Via! Continuiamo le danze! Attenzione! Stoppe ci passa, attenzione! Arriva la stoppe! Adesso, vediamo un po' se riusciamo a superarlo. Lungo! Oh, toccato, attenzione! Dai, scena! Incredibile, mi ha fatto perdere tanti punti! Papà! Cosa gli è successo per Verstappen? Ho sbagliato io la miseria. Va bene così, Gabri. Va bene, dai. Bene, se ne è passato. Attenzione, anche Hamilton. Anche lui vuol fare la stessa cosa. Sì, grande, bello questo, Gabri. Attenzione. Lo passo qua. Non resiste, ma non c'è niente da fare. Hai chiuso la porta, Gabri. Verstappen che si perde il mondiale così, papà. Eh sì. Ci sarà una differenza abissale, un distacco abissale tra me e lui. Capito? Grandioso, Gabri. È rientrato in pista da Verstappen e è uscito fuori. No, è rientrato in pista ma lontanissimo dal gruppo. E se lui va bene arriverà decimo. No, non credo, lo vedremo dopo quando arriverà Super Max Verstappen. Un giro veloce, Gabri, Giro veloce.
miglior tempo. Ma un giro molto migliore. Una volta. Secondo me, senza volerlo, ha fatto fuori Max Verstappen dal mondiale. È stato un errore, però, di Stewart, un incidente di gara, mi ha dato solo un avvertimento. Va. Grandioso, Fabio, hai fatto bene. No, è stato un errore. Sì, stava lui davanti. Verstappen perderà tantissimi punti, giusto papà? Sì, la però Perez 4,4 si sta avvicinando. Sì. Resisti, Gabri, Verstappen è sempre più veloce. Lungo. Peccato, ho recuperato tanto qui, Perez. No, abbiamo guadagnato. Siamo a quasi un secondo da messicano. Ottavo forse? No, più giù. Quindi 0 punti, 1-0 per Verstappen. 6 punti di differenza adesso, Gabri, no, 25. Ah, senza giro veloce, giusto. Ok, si stanno dirigendo ora al podio. Vabbè. Allora, un'occhiata alla classifica piloti. Il Fortunello aumenta il suo vantaggio nel campionato. Oggi abbiamo visto talenti eccezionali in pista. Ma tu, Davide, ti indicheresti come protagonista del gioco? Verstappen, superato. Il passiamo ai costruttori. Il del mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Ha superato Verstappen. 57 punti, lo sto proprio dominando. Grandioso, dai. Tipo Verstappen nel 2023. Allora, per oggi questo video di seguirci, lasciate un like per i prossimi. Ci vediamo a Silverstone. Ciao!